Grande imprenditore, grande uomo di calcio, di sport, poi anche un amico, dunque è una giusta cosa essere qua, purtroppo in questa triste occasione. Si è speso molto anche per il rientro dei Savoia. Eh sì, è stato il primo veramente a spendersi, a far sì che questa tredicesima norma transitoria potesse essere abrogata, e questo l'aveva anche detto prima di diventare premier a mia madre, quando lei poteva tornare in Italia, dicendo: una delle prime cose che farò è togliere questa norma che non ha più senso. Qual è il ricordo più caro che ti resta di Silvio Berlusconi? Non posso dirlo. Ma sono tutti momenti di incontri. Era una persona molto alla mano, che ti metteva a tuo agio, che ti guardava negli occhi, che ti prendeva, che ti toccava. A me mi diceva sempre: fai il bravo Emanuele, perché all'epoca, ecco, è come una figura, diciamo, paterna, se si può dire, ma una persona che ti segue anche da lontano, che segue anche tutto quello che facevi, che era sempre al corrente di tutte le cose, qualche volta chiamava, ci vedevamo, no? Anche in Sardegna, dunque è stato una persona straordinaria e un amico. È stato Cavalò? Lui no, noi siamo stati lì da lui.